Essere oggi a Pistoia, nello stesso luogo dove 7 anni fa partì la battaglia per le primarie, dà un senso di ritorno a casa, però per guardare al futuro, non per guardarci indietro, piangerci addosso, anzi per sottolineare come c'è grande bisogno di futuro in questa fase. Ha parlato di futuro, delle sue idee per l'Italia di domani. Matteo Renzi è arrivato a Pistoia per la presentazione del suo ultimo libro, Un'altra strada. Ad accoglierlo al dopolavoro ferroviario una folla, rappresentanti a vari livelli del Partito Democratico, ma anche moltissimi cittadini. In un dialogo diretto con gli ascoltatori, Renzi ha rivendicato quanto fatto alla guida del paese, non risparmiando critiche al governo Lega 5 Stelle. Tutti i giornali aprono. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno tagliato i propri stipendi e hanno con 2 milioni di euro hanno risparmiato tutti insieme 2 milioni di euro. Nel frattempo ci hanno fatto spendere 1 miliardo e 300 milioni in più, 650 volte in più, e nessuno dice nulla, ci sarà la manovra collettiva. Stanno soltanto aspettando che passi la campagna elettorale. Queste sono le campagne elettorali fisse. A me fanno ridere quelli che dicono, ma t'ha perso qualche volta. Certo, però adesso bisogna riconoscere che qualcosa sta sbagliando. Ragazzi, quelli che dicono noi non sbagliamo mai, e vanno bene per i profumi, per l'uomo che non deve chiedere mai, vanno bene per le pubblicità, ma quando fai politica preferisco sporcarmi le mani cercando di portare a casa dei risultati e talvolta non riuscirci, ma provarci sempre, che non stare a chiacchierare buoni, perché c'è un metodo tranquillo per rimanere fissi a Palazzo Chigi: non fare nulla. Oltre a parlare del passato, questo libro ragiona del futuro e prova a dire, ragazzi, il futuro come si divide? Verità, non fake news. Lavoro, non reddito di cittadinanza, non sussidi. Il reddito di cittadinanza non è l'aiuto ai poveri. Il reddito di cittadinanza è il desiderio di tenere le persone legate a un burocrate, a un navigator, a uno che ti controlla, è un guinzaglio, è una, detta in linguaggio poco istituzionale, è un baciamano. Non serve chiudere i porti, bisogna aprire i musei, aprire i teatri, aprire le scuole, aprire le biblioteche, aprire i centri di incontro. Non vai da nessuna parte se non fai questo. Dice la prima cosa.